Come aumentare il watch time all'interno di un video di YouTube? In questo video vedremo 7 strategie che permetteranno appunto di aumentare il watch time, il tempo di visione di un video. È una delle metriche più importanti che permette di far sì che un video possa diventare anche virale. Infatti l'algoritmo di YouTube predilige i video che hanno un watch time importante. Per capire come funziona il watch time vi faccio subito un esempio. Immaginate due video da 10 minuti. Un video a 1000 persone che di media guardano un minuto del video. Un altro video a 1000 persone che di media guardano 6 minuti del video. Capite bene che il secondo video probabilmente è più interessante perché le persone rimangono più tempo all'interno del video. Quindi noi dobbiamo cercare di far rimanere quanto più tempo possibile le persone all'interno di questo video e queste strategie saranno manna dal cielo per i vostri canali YouTube. Entriamo subito nel vivo dell'argomento, ma prima vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanellina delle notifiche. Il punto numero uno è il punto per cui la maggior parte dei canali YouTube non funziona, falliscono. Molti YouTuber, molti creator, quando devono andare a realizzare un contenuto, nel primo minuto, nel secondo minuto del video magari tergiversano e stanno lì a perdere tempo senza entrare nel fulcro dell'argomento, ok? Ma senza dire nemmeno l'argomento stesso. Infatti il consiglio che vi posso dare io è proprio quello nel primo minuto del video di entrare subito nell'argomento, dire l'argomento, fare una domanda, un po' come ho fatto io, come aumentare il watch time del video di YouTube, cioè crei subito interesse, ok? E magari puoi già dare una soluzione, una risposta, far capire determinati concetti in modo tale da far comprendere allo spettatore che se già dai primi secondi del video è così interessante, hanno imparato magari già qualcosa, figuriamoci nel resto del video, perché molti che cosa vanno a fare quando si tergiversa molto all'interno di un video? O saltano nelle sezioni successive e quindi il watch time si abbassa, o addirittura abbandonano il video e quindi lì il watch time lo perdi totalmente, ed è per questo che poi magari ho un video con un watch time bassissimo. Il punto numero due invece è relativo alle intro. Infatti non dovete fare l'errore di creare delle intro troppo lunghe, 15 secondi, 20 secondi, 30, addirittura un minuto, non serve a nulla. Allora, se avete un canale nuovo e volete far vedere di che pasta siete fatti, vi volete presentare bene, ci sta nei primi video magari inserire delle intro di un certo livello ogni tanto, ma generalmente il consiglio che vi posso dare è quello di inserire un intro che al massimo dura 5 secondi, quindi dai 3 ai 5 secondi, in modo tale, immaginate un vostro iscritto che ogni volta si deve vedere la stessa identica intro che dura 20 secondi, si annoia e la salta a un certo punto, ok? Quindi cercate appunto di utilizzare intro di massimo 5 secondi e vedrete che il watch time si alzerà. Il punto numero 3 è altrettanto importante: non devi stare in ogni video un minuto a dire iscriviti al canale, attiva la campanellina delle notifiche, lascia un commento, metti un like, non lo ripetere 10.000 volte all'interno del video, ok? Ci sta farlo vedere, ci sta dirlo, ok, ma utilizza delle strategie come faccio io, magari metti degli effetti che appaiono come vedi adesso, gli effetti in sovraimpressione, dillo uno o due volte all'interno del video, ma non renderla troppo lunga questa cosa, ok? Perché naturalmente se lo fai in ogni video e soprattutto sei troppo lungo nel discorso e quindi ci stai un minuto solo per dirgli che ti devi iscrivere, capisci bene che il tuo contenuto poi perde di interesse. Durata del video, il punto numero 4 è importantissimo, perché un video che dura 15 minuti, 20 minuti, 30 minuti, un'ora, naturalmente avrà un watch time più basso, questo è scontato, ok? Ora, a meno che non sei in grado di poter realizzare contenuti così lunghi e quindi di essere sempre interessante all'interno del video e mantenere naturalmente alta l'attenzione, a meno che non hai bisogno di più tempo perché magari il tuo argomento ha bisogno di più tempo, il consiglio che ti posso dare è di rimanere nella soglia che va dai 5 minuti ai 10 minuti. Punto numero 5, il saluto finale. Non stare un minuto a salutare le persone, a dire cosa devono o non devono fare, ma il consiglio che ti posso dare è di tagliare netto il video. Tagliare netto non significa che lo chiudi di botta, ok? Significa però che magari quando saluti le persone ci metti 3 secondi e lo fai in un momento in cui la persona non se lo aspetta. Perché? Perché molte persone quando capiscono che il video sta per finire, sta per terminare, lo chiudono e lì il watch time si abbassa. Mentre se chiudi di netto, capisci bene che la persona ha visto tutto il video e non si è nemmeno accorto che stava per finire. Punto numero 6, crea
un loop. All'inizio del video fai in modo di destare interesse in maniera tale che la persona possa rimanere fino alla fine. Per esempio, se stai facendo un video con le 7 strategie per crescere su Instagram, quello che tu puoi fare è dire all'inizio del video: bene, scoprirai tra queste 7 strategie che la strategia numero 2 è quella che ti farà fare un'enorme differenza e ti permetterà di ottenere 50.000 follower su Instagram in meno di 6 mesi. Un esempio banalissimo, però naturalmente immaginate una persona che guarda questo video e quindi è interessata all'argomento, che sente un'informazione di questo tipo, quello che farà è rimanere fino alla fine perché sa che se abbandona il video si perde quella parte importante. E il punto numero 7, prometti un bonus, cioè dai l'opportunità alle persone all'interno dei tuoi video di sbloccare dei bonus che possono essere ulteriori video, che possono essere degli sconti se stai vendendo servizi o prodotti, che possono essere degli ebook, che possono essere altre tipologie di informazioni, dipende naturalmente dal tuo settore, ma ti faccio un esempio di uno dei miei video, il video dedicato a come crescere su YouTube dà la possibilità alla fine del video di accedere a un gruppo privato bonus con strategie dedicate a YouTube. Capite bene che una persona quando guarda questo video rimane fino alla fine e poi fa anche azioni importantissime tipo lasciare commenti eccetera eccetera. Questo esula dal watch time, ma ti dà una grossa mano anche per poter rendere virale il video, appunto, che però spinge la persona a guardare tutto il video, ok? Quindi cerca di trovare dei vantaggi che possono avere i tuoi spettatori, soprattutto se è un canale nuovo, e questo vedrai che aumenterà di gran lunga il watch time. Ma in linea generale queste 7 strategie messe insieme aumenteranno il watch time del tuo video su YouTube. Vi ricordo che questo video è stato offerto da Immobili Digitali, il percorso di formazione che ti permette di guadagnare su YouTube e realizzare video anche senza metterci la faccia e la voce. Quindi se vuoi crescere su YouTube e vuoi un corso super professionale, un corso che ti permette di capire realmente come avere risultati su YouTube, ti invito a visitare immobilidigitali.com. Con questo video abbiamo terminato, qui da Mirko Delfino è tutto, ciao e a presto!